Il progetto nasce inizialmente nel 2014 grazie ad una tesi di laurea al Politecnico di Milano, la cui volontà era quella di connettere il territorio con il mondo tessile. Riprendiamo in mano il progetto a fine 2016, in cui cominciamo a proporre la nostra collezione di giacche, realizzate appunto con questo materiale che abbiamo inventato, e la startup si consolida ufficialmente a febbraio 2020, quindi in realtà siamo delle neonate. E io vengo da Verona e mi sono trasferita a Milano appunto per iniziare gli studi. Abbiamo entrambe frequentato design per il design della moda al Politecnico di Milano. Vengo da Bergamo, anch'io ho fatto i 5 anni la magistrale in design per il sistema moda al Politecnico. Sono due fili paralleli verso lo stesso obiettivo, con la stessa visione, e che incarna un po' me e Francesca, quindi proprio il nostro percorso. Noi ci occupiamo di ricerca tessile. Abbiamo brevettato un materiale con all'interno la polvere di marmo. Siamo partite inizialmente cercando di dare una forma a questo materiale con una piccola collezione di capispalla da donna. Sostanzialmente è un microfilm, come se fosse una spalmatura molto sottile, al cui interno noi inseriamo la polvere di marmo e può essere accoppiata a differenti tessuti, quindi dal cotone al nylon, al lino, alla lana, qualsiasi tipologia di tessuto. Questa tipologia di spalmatura innanzitutto utilizza il marmo come colorante naturale, quindi andiamo a sostituire quelli che sono i pigmenti chimici e utilizziamo invece le proprietà naturali del marmo. Il marmo è un elemento naturale e tipico delle nostre città di appartenenza e di andare poi anche a utilizzare quelli che sono i sottoprodotti, quindi gli scarti dell'industria del marmo, che movimenta dei quantitativi molto importanti e quindi poteva essere un'opportunità anche in un'ottica di economia circolare. Prima abbiamo cominciato in piccolo con le nostre partite IVA singole, e mano a mano nel tempo siamo riuscite a consolidarci. Siete diventate società? Siamo diventate società sì, all'inizio di quest'anno. Siamo state incubate in PoliHub, che è l'acceleratore di impresa del Politecnico di Milano. Collaboriamo poi con diverse persone. Abbiamo appena inserito 2 persone all'interno del team, che sono 2 uomini. Occupano più della parte financial e della parte strategia. Mi piaceva molto questo nome anche perché è un riferimento immediato al mondo tessile. Un consiglio alle donne che stanno magari anche ipotizzando di dar vita ad una startup? Fare una propria attività serve sempre quel briciolo di incoscienza, perché ovviamente si va magari a lasciare un lavoro più stabile per inseguire un proprio sogno. Un'altra cosa secondo me fondamentale è il team, non potrebbe essere altrimenti, nel senso che io non mi sarei mai immaginata di fare questo percorso senza Alice. Bisogna trovare delle persone di cui si abbia piena fiducia, con cui si possa appunto collaborare, si abbia gli stessi valori, le stesse visioni.